Stamattina qui a Piazza Montecitorio perché abbiamo atteso gli ingressi delle maggiori cariche dello Stato in occasione della mostra per ricordare Giacomo Matteotti. Arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'interno il Premier Giorgia Meloni, entrata da un ingresso secondario, insomma. La politica rende omaggio ad un uomo che 100 anni fa, il 30 maggio del 1924, con il suo discorso, il deputato socialista denunciava proprio in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile di quell'anno. E appunto oggi c'è il ricordo, un omaggio. Alle 11 la cerimonia celebrativa in emiciclo con l'introduzione del presidente Lorenzo Fontana. La partecipazione, l'abbiamo già detto, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivati anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Cosa disse Giacomo Matteotti in questo discorso e perché lo si ricorda a distanza di 100 anni? Ricordava appunto gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni. Ricordiamo anche che Matteotti fu rapito e assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra fascista, il corpo fu ritrovato circa 2 mesi dopo l'omicidio.